Buongiorno e benvenuti alla sessione 3 dell'evento virtuale di presentazione dei primi risultati delle edizioni 2018 e 2019 del censimento permanente della popolazione per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Sono Giulia De Candia, responsabile dell'ufficio territoriale dell'Istat per queste tre regioni, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. In ogni edizione del censimento sono state introdotte modifiche e miglioramenti nei contenuti e nei metodi che riflettevano i cambiamenti, le trasformazioni in atto nella società. Tuttavia, il 2018 rappresenta un anno davvero significativo, è un punto di svolta per le rilevazioni censuarie, perché a cambiare è proprio la definizione di censimento. Il censimento permanente non è più solo una rilevazione, ma è un processo complesso in cui vengono integrate informazioni di fonte amministrativa con dati provenienti dalle rilevazioni sul campo. L'infrastruttura di base per la produzione delle statistiche riferite alla popolazione è il registro base degli individui, nel quale sono confluiti i dati provenienti da archivi amministrativi di diverse fonti. Il registro base degli individui, insieme ai registri tematici sull'occupazione e sull'istruzione, sono corretti e integrati con le informazioni raccolti dalle rilevazioni campionarie annuali. La rilevazione areale, basata su un campione di indirizzi o di sezioni di censimento, e la rilevazione da lista, basata su un campione di famiglie estratte dal registro base degli individui. Quindi queste due indagini sono progettate per rilevare sul campo alcune informazioni. In primis hanno l'obiettivo di migliorare la qualità del registro base degli individui, che può essere affetto da errori di sovracopertura, cioè di inclusione nel registro di persone che non hanno dimora abituale nel comune, e da errori di sottocopertura, cioè di mancata inclusione di persone invece dimoranti abitualmente nel comune. Ma le indagini servono anche a rilevare le informazioni necessarie a integrare i registri tematici, che non contengono tutte le informazioni necessarie per produrre dati censuari. Quindi un impianto metodologico molto ambizioso che garantisce tuttavia la continuità informativa con il passato. Saranno infatti sempre disponibili i dati sulla struttura demografica e socio-economica della popolazione, sulla mobilità territoriale delle persone dimoranti abitualmente, sulla consistenza e le caratteristiche delle abitazioni e degli alloggi e degli edifici. Ma il potenziale informativo è ben più ampio. Infatti, saranno anche possibili studi di tipo longitudinale. Sarà quindi possibile seguire i percorsi di vita degli individui, delle famiglie, di sottopopolazioni, studiarne le tappe fondamentali, le fasi di transizione, e quindi questo permetterà non solo appunto la descrizione del fenomeno, ma anche appunto di coglierne le cause e gli effetti. Per esempio, sarà possibile seguire i movimenti sul territorio di alcune sottopopolazioni, per esempio la sottopopolazione riferita alle persone più istruite oppure agli stranieri. Tutto questo con un elevato dettaglio territoriale. Infatti, la georeferenziazione dei dati permette il rilascio, diciamo, delle informazioni sulle consuete partizioni amministrative, comuni, province, regioni, ma consente anche di creare informazioni per nuovi domini, per
per esempio ambiti di utenza, distretti economici, distretti sociali. Quindi un patrimonio informativo molto ricco che ha a disposizione di tutta la nostra utenza, quindi di cittadini, ricercatori, stakeholder economici, sociali, ma soprattutto, questo noi auspichiamo, degli amministratori, anche degli amministratori, diciamo, di tutti i livelli, territoriali e anche quindi amministratori locali, che potranno utilizzare questi dati per la pianificazione locale, per la gestione di servizi sul territorio, per monitorare le strategie di sviluppo sostenibile, di riqualificazione urbana, che possono utilizzare i dati ed integrarli magari con quelli presenti in altri archivi, quelli raccolti in altre indagini, ad esempio sulle fragilità del territorio, per studiarle e per cercare di prevenirle. Tutto questo impianto garantisce, fra l'altro, una riduzione del disturbo statistico delle famiglie. Infatti, in ogni wave sono coinvolte circa 1,5 milioni di famiglie, quindi circa 3,5 milioni di individui. E anche riducendo i costi sia di tipo organizzativo che finanziario. Quali sono quindi gli impegni che ci aspettano? Li ha già, diciamo, elencati il dottor Menghinello, li richiamo brevemente. Allora, nel 2020 non abbiamo effettuato le rilevazioni sul campo, per cui Istat adesso sarà impegnato nella stima dei principali aggregati. Utilizzando i soli dati amministrativi, quindi con un grosso sforzo dal punto di vista metodologico. Saranno l'indagine è quindi la Wave 2020 è rimandata quindi al prossimo autunno. Sono state avviate appunto attività per migliorare la qualità dei registri, sia del registro base degli individui che di quello dei luoghi. Quindi i comuni sono già stati coinvolti nelle attività di geocodifica, di verifica degli indirizzi. Adesso a breve partiremo con attività di verifica sulle convivenze e sulle popolazioni speciali e alcuni comuni, sul nostro territorio il solo comune di Torino sarà coinvolto anche nell'indagine sperimentale per testare i quesiti del questionario e il nuovo metodo di rilevazione di cui appunto ha parlato il dottor Menghinello. Quindi speriamo il prossimo autunno di poter scendere in campo appunto con le rilevazioni. Prima di passare la parola alla prima relatrice, voglio ringraziare per il contributo alle operazioni censuarie tutta la rete di soggetti che opera sul nostro territorio, a partire da tutti i colleghi delle sedi Istat di Genova e di Torino, l'Ufficio regionale della Valle d'Aosta, istituito presso l'Osservatorio economico e sociale della Regione Valle d'Aosta, gli uffici provinciali di censimento, costituiti presso gli uffici territoriali di governo, e in particolare gli uffici comunali di censimento, tutto il personale degli uffici di statistica e degli uffici demografici dei comuni e i rilevatori, che spesso in condizioni non facili hanno consentito l'espletamento della rilevazione. Passo quindi la parola alla dottoressa Agresti, ricercatrice della sede Istat del Piemonte e della Valle d'Aosta, che illustrerà le caratteristiche strutturali della popolazione per sesso, età e cittadinanza. Grazie, buongiorno a tutti, bentrovati. Vi chiedo solo qualche secondo per condividere le slide. Struttura della popolazione, caratteristiche della popolazione residente per sesso, età e cittadinanza per quanto riguarda sostanzialmente le principali tendenze, i principali indicatori, con qualche suggestione che appunto riguarda il nostro territorio di competenza, ovviamente rimandando per gli approfondimenti alle piattaforme di diffusione dei dati e ai fascicoli regionali.
In questi primi grafici possiamo vedere che la popolazione residente, considerando il periodo dal censimento del 1951 al 2019, ha avuto un calo. Nel primo periodo, tra il 51 e l'81, possiamo dire che in realtà c'è stato un aumento della popolazione residente in Piemonte e Valle d'Aosta, con un ritmo più sostenuto rispetto alla tendenza nazionale, mentre in Liguria possiamo dire con una tendenza in linea con l'andamento complessivo a livello nazionale. E nel periodo invece successivo, nei 30 anni successivi, cominciamo ad avere una inversione di tendenza per quanto riguarda il Piemonte e la Liguria, mentre invece la Valle d'Aosta continua ad avere un aumento della popolazione con ritmi anche più sostenuti rispetto alla media nazionale. Negli ultimi 8 anni, invece, il calo della popolazione continua nella sua tendenza, precedente in Piemonte e Liguria e, si inverte appunto anche, in Valle d'Aosta. A fronte invece di una sostanziale, stazionarietà, della popolazione a livello nazionale. Come però si è manifestata, diciamo, questa decrescita? Intanto ci sono comuni che hanno avuto ten una tendenza, come dire, sistematica alla crescita della popolazione, quindi che sono sempre cresciuti. Altri comuni che hanno avuto invece una decrescita. Altri comuni, diciamo, che hanno avuto un'inversione di tendenza da crescita a decrescita o viceversa, e comuni che invece non hanno avuto, diciamo, nessuna tendenza particolare. E anche qui abbiamo delle caratteristiche peculiari per le tre regioni. Allora, in Piemonte abbiamo avuto 34 comuni in cui si è registrata una crescita sistematica e si tratta di comuni che prevalentemente si collocano nella fascia dimensionale tra i 1.000 e i 5.000 abitanti. E soltanto in 4 comuni, invece, con più di 20.000 residenti, c'è stata una crescita sistematica. Uno appunto in provincia di Cuneo, Bra, 2 in provincia di Torino, Chieri Orbassano, e Trecate, appunto in provincia di Novara. In particolare, i comuni che hanno avuto una crescita sistematica in provincia di Novara hanno questa caratteristica di essere tutti collocati al confine con la regione Lombardia. Invece, i comuni che hanno registrato un calo di popolazione sistematico sono per lo più comuni di piccole o piccolissime dimensioni, quindi con una dimensione inferiore ai 1.000 abitanti, e distribuiti per lo più ai confini regionali, in particolare in provincia di Cuneo e Alessandria. In Liguria, soltanto 5 comuni registrano una crescita sistematica di popolazione, 2 con non più di 5.000 abitanti in provincia di Savona, 2 tra i 5 e i 10.000 abitanti in provincia di Imperia e 1 fra i 20.000 e i 50.000 abitanti appunto in provincia di La Spezia Sarzana. In Valle d'Aosta, chiedo scusa, completo per quanto riguarda la Liguria, dicendo che invece i comuni che registrano sistematicamente un calo di popolazione sono anche in questo caso, come in Piemonte, comuni di piccole o piccolissime dimensioni, collocati per lo più nelle aree interne delle varie province. Invece, appunto, in Valle d'Aosta la stragrande maggioranza dei comuni, la quasi totalità dei comuni, non ha manifestato, come dire, delle tendenze sistematiche. Possiamo, diciamo, sottolineare alcuni aspetti. Ci sono comunque 3 comuni, Gressonella, Trinité, Saint Christophe e Gressan, che manifestano una crescita sistematica. Saint-Vincent invece passa da una tendenza di crescita a una decrescita.
Tournion invece, viceversa, da una decrescita a una crescita, invece Pombosé è caratterizzato da una decrescita sistematica. SAR non fa parte, diciamo, di nessuna tendenza particolare, però ha la caratteristica di aver raddoppiato in questo lungo periodo la sua popolazione e anche CAR, che qua non è citato, non ha raddoppiato la popolazione, ma ha avuto comunque un cospicuo aumento e quindi ha una tendenza simile, diciamo, a quella del comune di SAR. Per quanto riguarda invece la composizione per genere della popolazione, pur diciamo se ci si avvicina a un sostanziale equilibrio, si registra in ogni caso una maggiore presenza della componente femminile, dovuta diciamo per lo più alla maggiore sopravvivenza delle donne sino all'età senili, appunto in combinazione con un progressivo invecchiamento della popolazione. Questo fa sì che l'indice di mascolinità in Valle d'Aosta come in Piemonte sia di 95 uomini per donna, mentre in Liguria se ne contano soltanto 92 uomini ogni 100 donne, il valore più basso in realtà tra le regioni d'Italia, dove invece il valore è 95. Il progressivo invecchiamento della popolazione residente, quindi la struttura della popolazione residente maggiormente anziana, è evidenziato anche appunto dalla forma dei grafici delle piramidi per età. Questi grafici appunto mostrano che in Piemonte questo progressivo invecchiamento si è manifestato in maniera abbastanza simile, lineare, con la tendenza nazionale, mentre invece possiamo dire che in Valle d'Aosta, pur essendo una regione che ha una popolazione, come dire, meno giovane piuttosto che più anziana rispetto a quella italiana, l'invecchiamento si è manifestato con un ritmo comunque superiore. La Liguria ha un andamento più simile a quello del Piemonte, seppur con delle tendenze non sempre allineate a quelle, diciamo, nazionali, soprattutto, diciamo, per alcune fasce di età, appunto, senili del genere femminile, dove sono, diciamo, più ampie le percentuali di popolazione che vi ricadono. Per quanto riguarda l'età media, vediamo che a fronte di un'età media di 45,2 anni a livello Italia, in Valle d'Aosta diciamo ci si discosta in maniera contenuta perché l'età media è di 46 anni, mentre invece ci si discosta in maniera considerevole per quanto riguarda il Piemonte, che ha un'età media di 48 anni e soprattutto per quanto riguarda la Liguria, dove l'età media della popolazione è di 48,7 anni. E anche in questo caso la Liguria manifesta, diciamo, un record, nel senso che risulta essere la regione, più anziana d'Italia. E appunto la struttura per età della popolazione, quindi ribadiamo, è più vecchia ed è mostrata non soltanto dai grafici delle piramidi di età, ma anche evidenziata appunto da questi indicatori di struttura demografica. In qualche modo abbiamo già accennato agli indici dell'età media, al rapporto di mascolinità. Possiamo dire che per quanto riguarda l'indice di struttura della popolazione attiva abbiamo una vera e propria graduatoria tra le tre regioni e il valore italiano. Il Piemonte in questo caso è la regione che ha l'indice di struttura della popolazione attiva più basso fra le tre e si discosta in maniera considerevole in aumento rispetto alla media nazionale.
e in diminuzione rispetto invece al valore della Liguria, che di nuovo appunto manifesta una particolarità, nel senso che se si considerano gli indicatori dell'età media, dell'indice di vecchiaia e dell'indice di dipendenza in ordine decrescente, si conferma di nuovo la regione più anziana tra le tre, ma anche d'Italia. Qualche curiosità, di nuovo si tratta di record, diciamo così, a livello proprio italiano, nel senso che il comune più vecchio d'Italia, con un'età media della popolazione residente di 66,1 anni, si trova in provincia di Genova e si tratta appunto del comune di Fascia. Il comune che invece ha avuto il maggior decremento di residenti italiani rispetto al 2019, parliamo naturalmente dell'ultimo dato censuario riferito al 2019, è il comune di Noasca in provincia di Torino, quindi per 100 abitanti una diminuzione di 36. Tonengo in provincia di Asti, invece, è il comune che ha avuto il maggior incremento di popolazione rispetto al 2011, quasi 26 residenti su 100 abitanti. Briga Alta in provincia di Cuneo è il comune con il rapporto di mascolinità più elevato, veramente molto elevato, 223 ogni 100 donne. E Malpicino invece è quello che ha il rapporto di mascolinità più basso, quindi 73,3 ogni 100. Passando invece a considerare la popolazione straniera, vediamo come rispetto al 2011 ci sia stato, per quanto riguarda il Piemonte e la Valle d'Aosta, un aumento di, chiedo scusa, il Piemonte e la Liguria, un aumento di cittadini stranieri non irrilevante, però sicuramente non della stessa portata rispetto ai periodi precedenti e quindi sicuramente non in grado di avere quella caratteristica antideclino e quindi di compensare il calo di popolazione dovuto alla componente autoctona. Oltre ai valori assoluti, questo può essere confermato appunto anche dall'incidenza, quindi dai tassi di incidenza percentuale della popolazione straniera sulla popolazione residente. E quindi vediamo, diciamo, che c'è stato sicuramente per il Piemonte e la Liguria un aumento rispetto al 2011, per la Valle d'Aosta una sostanziale stazionarietà, diciamo, anche se c'è stato comunque un calo che si è distribuito in maniera variabile, nel senso che all'incirca la metà dei comuni hanno avuto comunque un aumento e gli altri invece una diminuzione. Ma in ogni caso sicuramente di portata inferiore rispetto a quanto si osservava in passato. In ogni caso invece si conferma, e questo diciamo lo mostrano le piramidi dell'età, una struttura sicuramente più giovane della popolazione straniera rispetto alla popolazione residente. La popolazione straniera si concentra prevalentemente nelle fasce di età 30-39 anni. Quindi è in quella immediatamente successiva in tutte e tre le regioni, benché queste siano anche le fasce di età dove ci sono stati i maggiori decrementi rispetto al 2011. Quindi, infatti, come possiamo vedere dai grafici, nelle fasce di età più giovani ci sono stati i tassi di decremento maggiore. Per quanto invece riguarda la provenienza dei cittadini stranieri che risiedono in Italia e nelle tre regioni, possiamo vedere come essi provengano prevalentemente dall'Unione Europea. Quindi, oltre la metà dei residenti stranieri in Piemonte proviene dall'Europa. Così come anche in Valle d'Aosta, me mentre appunto in Liguria vi è una quota, diciamo, minore.
Sicuramente la Liguria si distingue nuovamente per una maggiore presenza di cittadini stranieri provenienti, in questo caso se si tratta di una macroarea, dall'America, ma se consideriamo, diciamo, più nel dettaglio le nazionalità, in particolare si tratta di cittadini provenienti dall'Ecuador. Intanto possiamo dire che delle nazionalità presenti, delle numerose nazionalità presenti nelle tre regioni, le prime 10 aggregano la quasi totalità degli stranieri, nel senso che queste prime 10 nazionalità aggregano circa il 75% degli stranieri residenti in Piemonte, il 76,5% degli stranieri residenti in Valle d'Aosta e circa il 69% degli stranieri residenti in Liguria. Mentre, come accennavo prima, per il Piemonte e la Valle d'Aosta, la distribuzione tra le varie nazionalità di provenienza è sostanzialmente sovrapponibile a quella che si osserva a livello nazionale. In Liguria abbiamo invece una maggiore presenza di cittadini provenienti dall'America del Sud, in particolare cittadini ecuadoregni. Io vi ringrazio della vostra attenzione e ho concluso. Grazie Viviana della tua puntuale descrizione, dalla quale emerge quindi che le nostre regioni sono state interessate da un declino di popolazione sia rispetto al 2018 che rispetto al 2011, che prosegue il processo di invecchiamento con uno squilibrio fra generazioni a favore di quelle più anziane e a discapito di quelle più giovani, e che questo squilibrio è destinato ad aumentare soprattutto perché a breve le generazioni, dei cosiddetti baby boomer, cioè le generazioni nate fra gli anni 50 e 60, lasceranno la popolazione attiva per andare a infoltire ulteriormente le classi più anziane, e quindi con i prevedibili ovviamente effetti sul mercato del lavoro, sul sistema pensionistico e sul sistema sanitario. Andiamo adesso invece a vedere qual è invece la situazione, la distribuzione della popolazione rispetto ad altre due variabili, il grado di istruzione e la condizione professionale. Queste due variabili sono state stimate tramite modelli statistici che hanno integrato le informazioni presenti nel registro base degli individui e raccolte tramite le rilevazioni campionarie. In particolare, la variabile grado di istruzione ha anche sfruttato le informazioni dell'ultimo censimento della popolazione, tradizionale, quello del 2011, e della base informativa su istruzione e titoli di studio. Mentre invece la variabile condizione professionale e non professionale è stata stimata utilizzando anche i dati della rilevazione sulle forze lavoro e il registro degli occupati, dove ci sono segnali di lavoro, di studio, di pensione e anche informazioni relative ai redditi, tutte informazioni importanti appunto per poter procedere alla stima delle due componenti, sia quindi delle forze lavoro che no, delle non forze lavoro. Lascio quindi la parola alla dottoressa Vannoni, prima tecnologa della sede Istat del Piemonte della Valle d'Aosta. Grazie Giulia, buongiorno a tutti. Mi associo anch'io ai ringraziamenti che sono già stati fatti ai comuni per la loro preziosissima collaborazione, che è davvero indispensabile per la riuscita delle operazioni censuarie. Condivido lo schermo.
Vedete le slide? Sì, Ok. sono in modalità presentazione, grazie. Grazie. Iniziamo quindi con la descrizione della distribuzione del livello di istruzione nelle tre regioni di cui parliamo oggi. Al 31 dicembre 2019 la percentuale di persone che sono analfabete o che sanno leggere e scrivere ma che sono prive di titolo di studio rappresentano il 3,5% della popolazione. Circa il 16% ha la licenza di scuola elementare, il 30% la licenza di scuola media. Il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di qualifica professionale rappresenta la quota maggiore di popolazione in questa fascia di età di 9 anni e più e siamo al 30, circa il 35%. Percentuali che oscillano tra il 13 e il 15% in queste tre regioni riguardano coloro che hanno un livello di istruzione terziaria, quindi un titolo di studio terziario di primo o di secondo livello. Mentre i dottori di ricerca, cioè coloro che possiedono il livello di istruzione più alto riconosciuto a livello internazionale, concorrono in queste tre regioni con percentuali che vanno dallo 0,3 allo 0,5%. Rispetto al 2011, anno in cui è stata condotta l'ultima rilevazione censuaria di tipo tradizionale, ci sono state delle importanti variazioni nella distribuzione del livello di istruzione della popolazione. Questi cambiamenti sono dovuti sicuramente a una molteplicità di fattori, fra cui in primo luogo rientra la variazione dell'ordinamento dei titoli di studio, quindi alcuni titoli di studio che erano presenti nel 2011 e nel 2019 non ci sono più, mentre nel frattempo ne sono stati introdotti di nuovi negli ultimi anni. Ci sono delle variazioni poi della distribuzione del livello di istruzione che sono ovviamente correlate con la variazione della distribuzione per età e per cittadinanza e poi concorrono anche altri fattori che caratterizzano il tessuto sociale del nostro paese. Ma passiamo a vedere i dati. Il grafico illustra le variazioni percentuali del 2019 rispetto al 2011. Se lo leggiamo partendo dal basso, vediamo che c'è una forte riduzione percentuale degli analfabeti privi di titolo di studio e anche di coloro che hanno solo conseguito la licenza elementare, una riduzione di circa un quarto rispetto al 2011, in cui la percentuale arrivava al 20% ed è scesa al 15% nel 2019. La riduzione percentuale più contenuta per quanto riguarda la licenza di scuola media. A partire dal diploma di scuola secondaria di secondo grado, il trend si inverte e invece si osserva un aumento delle percentuali. Nel 2019 su 100 piemontesi, 36 hanno il diploma di scuola secondaria. Scuola secondaria erano 31 nel 2011. In Liguria passiamo dal 33 al 38% e in Valle d'Aosta dal 30 al 35%. Ci sono anche degli incrementi rilevanti in termini percentuali per quanto riguarda l'istruzione terziaria di primo e di secondo livello. Per esempio in Piemonte abbiamo un incremento del 50, quasi del 50% di istruzione di persone che hanno un livello di istruzione terziaria di primo livello, ma non sono variazioni rilevanti solo dal punto di vista relativo, ma anche in termini assoluti, quindi un incremento di più di 48.000 laureati di primo livello o di persone che hanno un diploma accademico. Nel 2019 rispetto al 2011, un incremento significativo riguarda anche i dottori di ricerca. Parlo dei dati piemontesi perché è la popolazione più numerosa in termini assoluti da questo punto di vista, per la quale siamo passati da 10.000 a 14.000 nel 2019. I dati del censimento consentono anche di analizzare le differenze territoriali e queste sono molto importanti per poter
rappresentano un elemento cardine per la conoscenza del territorio e del contesto in cui le persone vivono. Sicuramente il livello di istruzione dipende molto anche dal contesto perché è correlata con la disponibilità di strutture scolastiche universitarie e con la presenza di una rete di mobilità adeguata. Vediamo quindi che a livello provinciale la distribuzione è piuttosto disomogenea. In Piemonte, la provincia in cui c'è una maggiore quota di popolazione con livello di istruzione terziaria superiore è la provincia di Torino, in cui si arriva al 15% a fronte di una media regionale del 13,1%. In Liguria è la provincia di Genova con il 17% di laureati o con livello di istruzione ancora superiore alla laurea, a fronte di una media regionale del 15%. Torino è anche la provincia che, insieme a quella di Alessandria, presenta la quota maggiore di persone con un livello di istruzione di secondario e di secondo grado, mentre Biella e Cuneo si caratterizzano per la maggiore presenza in termini in proporzione di persone che al più hanno conseguito la licenza media inferiore. In Liguria la quota di persone con un livello di istruzione secondario di secondo grado varia tra il minimo della provincia di Imperia 35,4% e il massimo della provincia di La Spezia 39,4%. La provincia di Imperia è anche quella che, insieme alla provincia di Savona, presenta la quota maggiore di popolazione meno istruita. Se analizziamo il fenomeno in base all'ampiezza demografica dei comuni, osserviamo che nei comuni con più popolazione cresce anche la quota di persone che hanno un livello di istruzione terziario. Passiamo in Piemonte e in Liguria da circa il 9% nei comuni fino a 1.000 abitanti a circa il 18% nei comuni con oltre 50.000 abitanti. E come accade anche a livello nazionale, tra i grandi comuni il livello di istruzione terziaria è superiore alla media nazionale. Quindi a Torino e a Genova abbiamo valori superiori alla rispettiva media, della regione di appartenenza. Per quanto riguarda invece l'istruzione secondaria di secondo grado, l'ampiezza demografica sembra incidere in maniera meno rilevante, quindi le differenze in funzione dell'ampiezza demografica sono molto più attenuate. Se invece focalizziamo l'attenzione sul grado più basso, del livello più basso della gerarchia del livello di istruzione, osserviamo che le differenze sono di nuovo rilevanti. Perché la percentuale di persone meno istruite è maggiore nei comuni più piccoli e lo scarto rispetto ai comuni più grandi è di circa 10 punti percentuali sia in Piemonte che in Liguria. In Valle d'Aosta invece le differenze sono molto meno marcate e per quanto riguarda l'istruzione terziaria passiamo dall'11% dei comuni fino a 1.000 abitanti al 16% dell'unico comune che ha più di 20.000 abitanti, quindi il comune di Aosta. E anche per quanto riguarda l'istruzione relativa al primo grado del ciclo di studi, le differenze sono molto più attenuate. Chiudiamo la panoramica relativa al livello di istruzione guardando alle differenze di genere, che per quanto riguarda il possesso di della laurea o di un diploma accademico, sono in questo caso a favore delle donne. Su 100 laureati ci sono circa 56 donne a livello nazionale e le differenze fra uomini e donne si declinano in modo diverso in funzione della regione di appartenenza. È la Valle d'Aosta, la regione che presenta differenze maggiori, in questo caso appunto a favore della componente femminile. Per quanto riguarda invece i diplomi di scuola secondaria di secondo grado di qualifica professionale, non si rilevano differenze e quindi in questo caso per ragioni di spazio non vi ho riportato il dato. Passiamo invece alla licenza media in cui la componente maschile prevale, quindi su 100 persone con questo titolo di studio ci sono 53 uomini.
Al contrario, la componente femminile prevale nei livelli di istruzione più basso, quindi la licenza elementare o fra coloro che non hanno nessun titolo, soprattutto in Liguria, dove si arriva a 60 donne, su 100 persone con questi, livelli del grado di istruzione. E passiamo ora alla condizione occupazionale. Al 31 dicembre del 2019, nella popolazione di 15 anni e più, le forze di lavoro rappresentano il 53,8% in Piemonte, il 55,3% in Valle d'Aosta e il 50,9% in Liguria, come è stato richiamato in apertura nella sessione plenaria. Si tratta dell'unica regione del nord-ovest con un dato inferiore alla media nazionale del 52,5%. Gli occupati ammontano 1.800.000 in Piemonte, sono 55.000 in Valle d'Aosta e 619.000 in Liguria. Tra le non forze di lavoro, circa un quarto, abbiamo comunque una quota rilevante di persone che percepiscono una pensione da lavoro o reddito da capitale, che sul totale della popolazione di 15 anni e più rappresentano circa un quarto della popolazione. E si tratta in Piemonte di 1 milione di persone, di 27.000 in Valle d'Aosta e 362.000 in Liguria. In Liguria c'è la quota maggiore rispetto al Piemonte e alla Valle d'Aosta di lo spicchio colorato di rosa di persone dedicate alla cura della casa. È comunque una percentuale inferiore a quella nazionale che arriva al 10,8%. Lo spicchio grigio è quello grigio chiaro degli studenti che rappresentano circa il 7% della popolazione, mentre lo rosso più chiaro sono le persone in altra condizione che arrivano a circa il 5,5-6%. Anche nel mercato del lavoro, negli 8 anni che intercorrono tra il 2019 e il 2011, sono intervenute delle importanti variazioni che, ancor più che nel resto del paese, riguardano soprattutto un forte aumento delle persone in cerca di occupazione. E contemporaneamente diminuiscono le non forze di lavoro, passiamo dal 47,8% in Piemonte nel 2011 al 46,2% nel 2019, in Valle d'Aosta dal 44,4 al 44,7 e in Liguria dal 51,5 al 41,1%, con variazioni percentuali dell'ordine di che oscillano fra il meno 3,7% del Piemonte e il meno 7% della Liguria. Più nel dettaglio vediamo che diminuiscono i percettori di pensione da lavoro o di redditi da capitale e le persone dedicate alla cura della casa, mentre aumentano gli studenti e le persone in altra condizione. A fronte delle variazioni nel mercato del lavoro avvenute negli ultimi 8 anni, possiamo osservare che comunque gli indicatori del mercato del lavoro continuano a delineare un quadro leggermente più positivo in confronto alla media nazionale, sia per il Piemonte che per la Valle d'Aosta. Il tasso di attività in Piemonte raggiunge il 53,8% ed è 1,3 punti percentuali più elevato rispetto a quello nazionale. Gli occupati costituiscono il 48,3% della popolazione e il tasso di disoccupazione è comunque inferiore rispetto alla media nazionale di 3 punti percentuali. In Valle d'Aosta il calo degli occupati e l'aumento del numero delle persone in cerca di occupazione ha attenuato questo vantaggio negli indicatori del mercato del lavoro valdostano, per cui il tasso di attività è sceso al 55,3%, si tratta di 1,3 punti percentuali in meno rispetto al valore che era stato registrato nel 2011.
Il tasso di occupazione si mantiene comunque più elevato rispetto alla media nazionale, ma anche rispetto a quella del nord-ovest. Lo stesso non accade invece per il Piemonte, che ha un tasso di occupazione superiore alla media nazionale, ma inferiore rispetto a quella della ripartizione geografica di riferimento. La Valle d'Aosta è comunque la regione fra queste tre che presenta il più basso tasso di disoccupazione. In Liguria, invece, abbiamo già visto che è l'unica regione del nord-ovest dell'Italia che presenta un tasso di attività più basso, anche rispetto alla media nazionale. Il tasso di occupazione è 45,6%, pari in questo caso alla media Italia, mentre il tasso di disoccupazione è salito al 10,5% dal 7,8% e avvicina quindi il dato alla media nazionale. Anche per la condizione occupazionale facciamo un approfondimento per quanto riguarda le differenze di genere. Osserviamo che c'è uno scarto di sempre almeno 10 punti percentuali sia in Piemonte che in Liguria per quanto riguarda il tasso di attività, il tasso di occupazione, ma anche in Valle d'Aosta, è comunque un gap inferiore rispetto a quello che si registra a livello nazionale, dove si arriva a uno scarto di ben 17 punti percentuali. E il tasso di attività e anche il tasso di occupazione, vediamo che ci sono delle differenze fra regioni che sono rispetto alla media nazionale, che sono più marcate per quanto riguarda la componente femminile rispetto a quella maschile, per cui il tasso di occupazione femminile è di oltre 4 punti più elevato in Piemonte rispetto al valore italiano, e per i maschi, per gli uomini invece lo scarto è molto più contenuto. Ed è soprattutto nella componente femminile, per quanto riguarda appunto i dati relativamente alle donne, che si rilevano le differenze maggiori anche fra le regioni. In tutti i casi le donne appunto presentano tassi di attività e tassi di occupazione inferiori rispetto agli uomini, mentre per il tasso di disoccupazione è esattamente l'opposto, per cui abbiamo un 12% del tasso di disoccupazione femminile sia in Piemonte che in Liguria, e in Valle d'Aosta anche in questo caso il valore è più basso, e in tutte e tre le regioni comunque siamo ampiamente al di sotto della media della disoccupazione femminile registrata a livello nazionale. Anche nella condizione occupazionale si rileva una discreta variabilità a livello provinciale, per cui Cuneo e Novara sono le province piemontesi con il più alto tasso di occupazione. Novara è anche quella in cui si registra il più basso tasso di disoccupazione, mentre la provincia del Verbano Cuso-Ossola è la più sfavorita, sia per quanto riguarda il tasso di occupazione che per il tasso di disoccupazione. In Liguria, Genova e La Spezia hanno i tassi di occupazione più elevata. A Genova si conferma anche la provincia che si contraddistingue per il più basso tasso di disoccupazione. Se guardiamo poi, mettiamo la lente sulla occupazione, disoccupazione femminile e facciamo una graduatoria tra le varie province, Cuneo si distingue per un più basso tasso di occupazione femminile in confronto alla media regionale e Liguria e Genova. Invece la disoccupazione femminile supera la media regionale nelle province di Alessandria, Torino e Novara e in tutte le province liguri tranne Genova. Come abbiamo visto prima, l'andamento delle variazioni in funzione dell'ampiezza demografica dei comuni, per quanto riguarda il tasso di occupazione, è molto più altalenante. Infatti, vediamo che, per esempio, in Piemonte il tasso di occupazione superiore alla media, fra tutte le altre classi di ampiezza demografica, si registra nei comuni da 5.000-10.000 abitanti, in Valle d'Aosta nei comuni fino a 1.000-5.000 abitanti e in Liguria nei comuni oltre 50.000 abitanti.
Mentre per il tasso di disoccupazione invece l'andamento è meno altalenante perché è maggiore nei comuni più grandi. Riassumendo quindi quanto abbiamo visto finora, possiamo dire che la Liguria si discosta di più rispetto al Piemonte e alla Valle d'Aosta per quanto riguarda la distribuzione del livello di istruzione con quote maggiori di più istruiti, e il contrario invece riguarda il Piemonte e la Valle d'Aosta, dove ci sono maggiori percentuali di persone con titoli terziari e una maggiore quota di persone meno istruite. Le variazioni del livello di istruzione abbiamo visto che sono caratterizzate dalla diminuzione delle persone meno istruite e contemporaneamente da un aumento dei diplomati, dei laureati e dei dottori di ricerca, ma ovviamente questo coincide con la fuoriuscita delle coorti delle generazioni più anziane e contemporaneamente con il progressivo aumento del livello di istruzione delle generazioni più giovani. Per quanto riguarda l'occupazione, aumentano le forze di lavoro, ma soprattutto le persone in cerca di occupazione rispetto al 2011. Il mercato del lavoro piemontese e valdostano continua a rimanere, leggermente più positivo rispetto alla media nazionale, mentre persiste il gap che penalizza quello ligure. Nei comuni più piccoli, ci sono è maggiore la quota di persone, meno istruite rispetto ai comuni più grandi e persiste lo squilibrio di genere nel mercato del lavoro, mentre le differenze di genere nel livello di istruzione si declinano in modo diverso, sia che se si guardi la popolazione con l'istruzione più bassa, dove prevalgono prevale la componente femminile, ma anche nella popolazione con l'istruzione più alta, soprattutto per l'effetto delle generazioni più giovani. Io vi ringrazio, ho concluso. Grazie Francesca per l'analisi dettagliata. Ricordo che i dati sul grado di istruzione e sulla condizione professionale che tu hai illustrato a livello regionale e provinciale sono disponibili anche a livello comunale. E questo è un'informazione importante, è la prima volta che disponiamo di dati comunali su queste variabili nell'intervallo intercensuario, perché normalmente ne potevamo disporre solo appunto con cadenza decennale ai censimenti. Invece dal 2018 anche i dati su queste due variabili a livello comunale saranno disponibili tutti gli anni. Il prossimo intervento riguarda invece la distribuzione della popolazione su particolari territori, le aree interne, cioè aree che sono state individuate sulla base della distanza dai centri in cui vengono erogati i servizi essenziali. Su alcuni di questi territori sono state avviate delle politiche, degli interventi di promozione e sviluppo, al fine proprio di contrastare la marginalità e il declino di popolazione che caratterizza alcuni di questi territori. All'interno, diciamo, di un programma che è appunto detto Strategia per le aree interne. Gli indicatori del censimento, quindi, ad esempio, possono essere uno strumento per monitorare gli effetti anche di queste strategie, di questi interventi. E quindi anche da questo punto di vista rappresentano uno strumento utile alla governance del territorio a tutti i livelli. Quindi passo la parola alla dottoressa Succi, prima tecnologa della sede Istat della Liguria, che appunto illustrerà la distribuzione della popolazione nelle aree interne. Grazie Giulia, buongiorno a tutti. Procedo a condividere la presentazione. Allora, appunto stavamo dicendo cosa intendiamo per strategia nazionale delle aree interne. Intendiamo si concretizza in una politica nazionale innovativa per lo sviluppo e la coesione territoriale. Innovativa in quanto è una politica di tipo place-based, è nata per rispondere
alle esigenze di specifici bisogni del territorio, mediante azioni di promozione e di sviluppo locale. Innovativa anche perché adotta un approccio partecipativo dal basso e una governance multilivello, ossia una governance basata su una forte collaborazione tra il livello nazionale e le regioni e gli enti locali. Gli strumenti attuativi di cooperazione interistituzionale sono gli accordi di programma quadro. La strategia costituisce una delle linee strategiche di intervento dei fondi strutturali e di investimento europei del ciclo 2014-2020, ma prevede che i progetti di sviluppo locale siano finanziati mediante questi fondi europei, mentre gli interventi di politica settoriale sono finanziati tramite risorse. Ma di quali territori parliamo quando ci riferiamo alle aree interne? Dalla cartina possiamo vedere come l'Italia sia un paese contraddistinto da un'organizzazione spaziale policentrica, caratterizzata da una rete di centri urbani di varie dimensioni, molto fitta e differenziata. La lontananza di alcuni comuni dai centri dotati di servizi essenziali condiziona la qualità di vita dei cittadini che vi abitano. I servizi essenziali che si ritiene garantiscano il pieno godimento di cittadinanza sono quelli di istruzione, della salute e della mobilità. I centri che forniscono i servizi essenziali fungono dunque da attrattori rispetto ai territori più attivando quindi relazioni funzionali assai differenziate a seconda dei contesti. Vediamo allora però quali sono gli elementi che caratterizzano le aree interne. Quello di essere territori distanti dai centri principali di offerta di servizi essenziali, individuati nell'istruzione, nella salute e nella mobilità, essere territori dotati di importanti risorse ambientali e culturali che spesso non sono valorizzate, e territori che hanno e che mostrano diverse tendenze demografiche e percorsi di sviluppo socio-economico. La strategia utilizza il seguente metodo per valutare la distanza dei comuni dai centri di offerta dei servizi essenziali. Il primo passo è quello dell'individuazione dei poli. Un singolo comune o aggregati di comuni confinanti vengono definiti polo o polo intercomunale nel caso in cui siano capaci di offrire simultaneamente almeno un ciclo completo della scuola secondaria, un ospedale, sede di DEA di primo livello ed una stazione ferroviaria con almeno livello senior. I restanti comuni vengono classificati in quattro livelli in funzione dei tempi di percorrenza rispetto al polo più prossimo. 20 e 40 minuti sono le soglie individuate considerando il secondo e il terzo quartile della distribuzione dell'indice di distanza espresso in minuti di percorrenza dal polo più vicino. 75 minuti corrisponde al 95% e viene utilizzato per individuare i territori più periferici con una maggiore limitazione all'accesso ai servizi essenziali. Quindi la classificazione che noi utilizzeremo nel presentare i risultati del censimento. Come vedete, noi definiamo la strategia per le aree interne definisce come aree interne i comuni che hanno una distanza dei servizi essenziali superiore ai 20 minuti. Centri vengono definiti comuni che hanno una distanza dai centri essenziali minori di 20 minuti o che costituiscono il polo intercomunale. Allora, questa è la cartina, diciamo, la classificazione che noi utilizzeremo per i risultati. E facciamo presente anche che questa definizione che noi diamo di area interna, basata solo quindi su questa definizione della distanza, non necessariamente è sinonimo di area debole. Alcuni territori, infatti, anche se distanti dai centri di offerta di possono aver maturato in passato oppure negli ultimi anni esperienze positive di sviluppo. E infatti vedremo alcuni esempi. In Italia più di 4.000 comuni ricadono nelle aree interne
quindi oltre la metà dei comuni italiani, e vi risiedono quasi 13 milioni di residenti, pari al 21,6% della popolazione, un quinto della popolazione totale. Si nota che la Valle d'Aosta si caratterizza per avere quasi 6 comuni su 10 classificati come aree interne, nei quali vi risiede un terzo della popolazione totale, mentre in Liguria e in Piemonte la popolazione che vive nelle aree interne è sensibilmente minore della media nazionale, riportando valori che vanno dall'11,2% del Piemonte all'8,6% della Liguria. Facciamo notare che attualmente circa un quarto dei comuni classificati come aree interne sono coinvolti nella strategia nazionale delle aree interne attraverso l'implementazione di 72 progetti. Vediamo nel dettaglio, regione per regione, come sono distribuiti sul territorio i comuni e come è distribuita anche la popolazione a seconda della classe di periodicità dei comuni stessi. Vediamo che per quanto riguarda la Valle d'Aosta abbiamo il comune Polo rappresentato dalla città di Aosta, dove risiede il 27,1% della popolazione. In rosa abbiamo i comuni Cintura, dove risiede la maggior parte della popolazione, classifica che è il 42,6%. Infine, in verde chiaro, i comuni intermedi con il 22,6% e in verde più scuro i comuni periferici, nei quali vive il 7,7% della popolazione. E attiro l'attenzione su questa area, questi comuni in particolare dell'area dell'Alta Val Tournanche e dell'Alta Val Gressoney, in quanto vedremo che le persone che abitano in queste aree presentano degli indicatori che si discostano dai risultati per le aree interne delle altre regioni. In Valle d'Aosta sono state individuate nella strategia nazionale delle aree interne due aree, la Bassa Valle e l'area dei comuni del Gran Paradiso. Passando al Piemonte, possiamo vedere che ci sono una molteplicità di comuni che offrono tutti e tre i servizi essenziali individuati e che quindi vengono definiti come comuni polo. E in questi comuni risiede il 44,4% della popolazione piemontese. Uno stesso valore, il 44,5%, risiede nei comuni che sono classificati come cinque, rappresentati in arancio nella mappa. Quindi, in sostanza, tra i comuni Polo e i comuni Cintura, in Piemonte 9 abitanti su 10 risiedono. E ciò significa che poco più di un abitante su 10 risiede invece nelle aree interne e principalmente nelle aree classificate come intermedie, queste rappresentate dal verde chiaro. Residuali è la percentuale di popolazione che risiede nelle aree periferiche e ultraperiferiche, individuate appunto che vediamo rappresentate nelle zone alpine e nelle Appennine. In Piemonte sono state individuate quattro aree progetto o strategia, che sono l'area del Bormida, l'area del Lanzo, l'area del Maira e Grana e l'area dell'Ossola. Infine, vediamo come si distribuiscono i comuni per quanto riguarda la regione Liguria, che è caratterizzata dall'avere vari comuni polo, nei quali vive il 58,1% della popolazione, principalmente per effetto della presenza di Genova, che da sola copre un terzo di tutta la popolazione. Un terzo della popolazione vive nei comuni e città, e questo quindi fa sì che anche per la Liguria, come per il Piemonte, solo una quota bassa di persone vivono nei comuni classificati come aree interne e la maggior parte di questa, il 7,8%, nelle aree classificate come intermedie, quelle che hanno una distanza dei centri essenziali minore di 40 minuti, tra i 20 e i 40 minuti. Assolutamente residuali le persone che vivono nei comuni periferici.
In questo grafico ho rappresentato la situazione unendo tutte e tre le regioni e inserendo anche i dati dell'Italia. Possiamo osservare, concentrandoci sulle aree interne, quindi, che la Valle d'Aosta presenta una percentuale di persone che vivono nelle comuni intermedi, classificati come intermedi, come periferici, maggiori delle medie nazionali. Mentre i valori presentati dal Piemonte e dalla Liguria caratterizzano queste due regioni per avere la maggior parte delle persone residenti nei comuni classificati come intermedi e residuali invece marginali, quelli residenti nei comuni periferici ultraperiferici. Nell'analisi che adesso andremo a vedere dei principali indicatori, abbiamo deciso di considerare in ogni caso queste aree perché sono indicative di realtà, seppur piccole, però caratteristiche. Iniziamo quindi con il tema dello spopolamento. Contrastare lo spopolamento delle aree interne è uno dei principali obiettivi della strategia nazionale delle aree interne. Il fenomeno dello spopolamento in queste aree è evidente osservando questo grafico, che rappresenta le variazioni medio annue per 1.000 abitanti dal 2011 al 2019. Possiamo osservare tendenze differenti sia tra le varie regioni che rispetto alla media nazionale. In Italia, ricordandoci che dal 2011 al 2019 in sostanza la popolazione in Italia è pressoché stazionaria, sì, stavo dicendo quindi che si vede questo differente comportamento di variazioni della popolazione tra i centri e le aree interne, che si riscontra anche, che non si riscontra nelle altre regioni, ma le altre regioni hanno la popolazione che cala rispetto al 2011 in tutti in media regionale. Il comportamento si nota ovviamente la Liguria. La Liguria nei centri la popolazione cala del 3-4%, invece nelle aree interne passa dal meno 6,8% per i comuni classificati come intermedi al meno 17,3% come i comuni classificati come ultraperiferici, quindi mostrando elementi di fragilità di questi territori. Il Piemonte invece mostra che quei comuni classificati come ultraperiferici hanno una certa vivacità, in quanto la popolazione aumenta del 5,5%. Anche nel Valle d'Aosta i comuni classificati come periferici aumentano dal 2011 al 2019 per quanto riguarda la popolazione. Vediamo gli stranieri. Gli stranieri nella strategia nazionale delle aree interne sono considerati come un'opportunità in quanto costituiscono un argine allo spopolamento e una risorsa per i territori fragili. Possiamo osservare in grafico che l'incidenza degli stranieri nelle aree interne nei centri, scusate, è maggiore rispetto a quelle presenti nelle aree interne, e che, come in Italia, anche in Piemonte, all'aumentare della distanza dei servizi essenziali cala l'incidenza degli stranieri. Questo non capita, per esempio, in Liguria, dove si nota che per i comuni classificati come periferici, invece, l'incidenza degli stranieri, seppur minore rispetto a quella dei centri, risulta però essere maggiore rispetto alle altre tipologie di aree interne. La Valle d'Aosta osserviamo che sostanzialmente non c'è differenza nel quanto riguarda l'incidenza degli stranieri tra le differenti aree. E può essere utile andare a vedere la dinamica degli stranieri dal 2011 al 2019. E qui possiamo osservare che, indipendentemente dalle aree considerate, aumenta l'incidenza per quanto riguarda l'Italia. Situazioni differenziate si hanno invece nelle altre regioni. Facciamo solamente notare che per quanto riguarda la Liguria, le aree classificate come periferiche, che avevano quell'incidenza di rilievo, hanno sperimentato in questi 8 anni una crescita degli stranieri del 58,3 per mille.
Così come anche i comuni ultraperiferici del Piemonte, una crescita del 39,5%. In tutte le aree gli stranieri sono aumentati, mettiamo in evidenza l'area periferica del Piemonte che registra un meno 3,9 per mille e le aree ultraperiferiche della Liguria che registrano un calo del 3,9 per mille. Valle d'Aosta, dove gli stranieri in sostanza hanno avuto una stazionalità dal 2011 al 2019, notiamo che ci sono dei comportamenti differenti fra le aree del centro e le aree periferiche. E vediamo il tema dell'invecchiamento. L'invecchiamento della popolazione che si registra nelle aree interne è una delle conseguenze dello spopolamento di queste aree nei decenni passati, in particolare da parte della popolazione in età. Osserviamo che, considerando l'età media della popolazione, osserviamo che nelle aree interne raggiunge quasi 50 anni per quanto riguarda la Liguria, che è la regione più anziana d'Italia, con un divario rispetto ai comuni classificati come centri di 1,2 anni. Andando a considerare l'indice di vecchiaia per classi di perifericità dei comuni, l'indice Chiaia, ricordo, è definito come rapporto fra la popolazione con 65 anni più e la popolazione con meno di 15 anni, appare subito in maniera evidente la situazione delle aree periferiche e ultraperiferiche che registrano 472 anziani ogni 100 giovani e 543 anziani ogni 100 giovani, individuando queste aree della Liguria con con valori ritenuti di non ritorno se non si attuano delle specifiche politiche di sviluppo locale. Vediamo quali sono le differenze nell'istruzione. Abbiamo considerato la popolazione con istruzione terziaria superiore, in quanto abbiamo come riferimento solo la popolazione con 9 anni più, e questo indicatore ci sembrava quello che potesse descrivere meglio le differenze tra i territori. Innanzitutto osserviamo che tra le aree interne e i centri c'è un divario di 4,4 punti percentuali in Italia, e il divario che è maggiore in Liguria è leggermente minore in E possiamo osservare che in Liguria l'incidenza della popolazione con istruzione terziaria superiore si abbassa al crescere della perificità delle aree, come avviene in Italia. Invece osserviamo ad esempio che in Valle d'Aosta, nei comuni classificati come intermedio, c'è una percentuale che è maggiore rispetto, scusate, come periferico, comuni classificati come periferico, di quel 7% di popolazione che vi avevo messo in evidenza, il livello di istruzione è superiore rispetto ai comuni classificati nel livello intermedio. E il Piemonte registra un livello di istruzione maggiore per quanto riguarda, rispetto alle altre aree interne, per quanto riguarda le aree classificate come ultraperiferiche. E questo ha, diciamo, si riscontrano questi valori, diciamo, in controtendenza anche andando a considerare in queste aree, andando a considerare anche il tasso di occupazione. Il divario tra gli interni centri è di 4 punti percentuali a sfavore degli anni interni in Italia e valori leggermente minori invece a svantaggio delle aree interne si registrano per le altre regioni. Si nota addirittura però che nei comuni classificati come periferico il tasso di occupazione è maggiore in Valle d'Aosta rispetto alle altre aree e co così come nei comuni classificati come ultraperiferici. E anche il tasso di disoccupazione mostra elementi di criticità, andandolo a considerare a livello nazionale, e che in generale in Italia le aree interne hanno una disoccupazione maggiore di 2,1 punti percentuali rispetto ai centri. Ma lo stesso non si può riscontrare invece nelle regioni considerate. Anzi, addirittura in Liguria, all'aumentare della distanza dei servizi essenziali, il tasso di disoccupazione cala. Questo si può spiegare considerando che ci possono essere delle situazioni così critiche in queste aree per le quali chi cerca lavoro è disincentivato a farlo e quindi esce dal mercato. In Piemonte, però, osserviamo
che il tasso di disoccupazione in queste aree ultraperiferiche è più alto rispetto a quello delle altre aree interne. Questa era quell'area dove si aveva anche un livello di istruzione maggiore, il tasso di occupazione. E quindi, concludendo, posso dire che dai primi risultati del censimento permanente per l'anno 2019, illustrati considerando i comuni classificati secondo la distanza dei centri principali di offerta di servizi essenziali, si può notare che le aree classificate come interne hanno differenti percorsi di sviluppo socio-economico, a seconda che i territori siano classificati come centri o come aree interne. E non necessariamente tutte le aree classificate come interne sono caratterizzate da un declino demografico. Ringrazio Raffaella per questa lettura, diciamo, da un punto di vista, da una prospettiva diversa dei dati territoriali del censimento. Ricordo che tutti i dati che sono ad oggi stati diffusi e che sono stati presentati questa giornata sono disponibili sulle tre piattaforme messe a disposizione sul sito dell'Istat. Il Data Warehouse tematico, che è una sezione della nostra banca dati i.stat, dove è possibile appunto costruire tavole personalizzate e scaricarle in diversi formati, dove sono presenti tutti i dati del 18 e del censimento edizioni 18 e 19. È stata anche implementata una nuova piattaforma, un data browser, proprio mirato all'informazione statistica per il territorio. Infatti, i dati a livello regionale, provinciale, comunale sono scaricabili, diciamo, con maggior rapidità e con maggior, cioè, sono stati resi più fruibili e anche proprio con tempi di risposta del sistema più veloce, che questo, diciamo, non è poco. In questa piattaforma è possibile, oltre che costruire tavole, anche visualizzare grafici e mappe. Per quanto riguarda le mappe tematiche, c'è anche una piattaforma GIS dedicata. Tutto questo appunto linkabile dal nostro sito dell'Istat. Il prossimo intervento è del dottor Gianlorenzo Boracchia, dirigente della programmazione finanziaria e statistica di Regione Liguria. Spesso ci siamo interrogati su quali siano i dati di cui ha bisogno il nostro territorio e cosa possiamo fare noi come Istat, come uffici di statistica degli enti territoriali per rispondere a questo fabbisogno informativo, rendendo, diciamo, i dati fruibili, accessibili, utili e anche utilizzati dai nostri, diciamo, diversi utenti. Il dottor Boracchia quindi ci porterà la sua esperienza e la sua visione sulle prospettive di utilizzo dei dati censuari per la governance, del territorio. Quindi a lui la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Come ha detto la dottoressa De Candia, io sono il dirigente della struttura statistica regionale, quindi opero nell'ambito dell'ente territoriale di riferimento che ha dei precisi ruoli e compiti a livello di governo. E di tutta evidenza la rilevanza delle regioni nel disegno costituzionale, soprattutto sia in relazione all'attuazione di quanto previsto dal titolo quinto della nostra Costituzione, sia in relazione alle necessarie, come dire, funzioni di coordinamento in ambito territoriale e soprattutto quale ente di programmazione. Le regioni infatti si caratterizzano principalmente per essere enti di governo territoriale che svolgono funzioni di programmazione e che non hanno direttamente una competenza nell'ambito della erogazione di servizi ai cittadini.
Ma quali enti di governo con potere legislativo definito dalla Costituzione e quali enti di programmazione svolgono dei compiti essenziali e fondamentali proprio per lo sviluppo socio-economico del territorio? Tutti noi conosciamo quali sono le principali funzioni delle regioni. A nessuno sfugge in questo momento, purtroppo anche pandemico, il ruolo in ambito sanitario. La sanità è la principale funzione della regione, assorbe una buona fetta del bilancio di tutte le regioni, nell'ordine del 60, 70, a volte anche 80% delle risorse. Quindi sicuramente questo è un ambito di riferimento per cui, per il quale la regione è impegnata in maniera diretta. Poi ci sono altre funzioni fondamentali in ambito trasporto pubblico locale, infrastrutture e ambiente. Comunque, per entrare proprio nella consegna che mi è stata affidata di valutazione dei dati derivanti dal censimento e come potenziale utilizzatore, quindi le regioni come potenziali utilizzatori di questi dati, adesso provo a condividere un po' di informazioni che abbiamo sintetizzato in queste slide preparate in collaborazione con i colleghi degli uffici di statistica della Regione Piemonte e della Regione Valle d'Aosta. Quindi dicevo, il documento di economia e finanza regionale è il documento di programmazione generale dell'ente dove vengono definite le politiche e vengono definiti gli obiettivi di medio e lungo periodo che l'amministrazione intende perseguire. Quindi è chiaro che l'interesse del dato e del dato statistico è funzionale principalmente alle policy che la regione, quale ente di governo, intende portare avanti. E come ente di programmazione lo fa attraverso la predisposizione di questi documenti che costituiscono proprio il sentiero attraverso cui l'azione regionale si sviluppa nel corso degli anni secondo una armonia di intenti, ma soprattutto un'armonia di obiettivi che coniuga sia le linee di indirizzo nazionale contenute nel documento di economia e finanza, sia gli obiettivi strategici definiti dai programmi di governo delle amministrazioni per la legislatura. Quindi, documento di economia e finanza regionale, nota di aggiornamento al DEF, sono i due documenti cardine su cui la programmazione regionale si sviluppa. Ma la programmazione regionale deve necessariamente riferirsi ad altri strumenti di programmazione, non soltanto al DEF nazionale, al Piano Nazionale di Riforma, dove sono contenute, diciamo, le raccomandazioni della Commissione europea e le risposte che il Paese dà a queste raccomandazioni, ma dobbiamo tenere a mente sicuramente l'Agenda 2030 e la strategia di sviluppo sostenibile. Quindi il processo di pianificazione e previsione, anche finanziaria di bilancio, avviene nel pieno rispetto di tutti questi target che si vanno a collocare come orizzonte di riferimento per la programmazione a livello territoriale, che poi si declina anche in altri strumenti che qui ho elencato e che in via ordinaria o in via straordinaria, come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, condizionano inevitabilmente la programmazione a livello regionale. Da questa, diciamo, rappresentazione degli strumenti risulta a tutti chiaro come il tema del dato sia centrale per un ente che vuol fare programmazione, perché il dato interviene nel processo di programmazione sia nella fase di analisi e
e definizione dei contesti di riferimento. Per un programmatore conoscere la realtà, conoscere la situazione sulla quale vuole intervenire con delle politiche è fondamentale per definire le politiche stesse, quindi individuare i bisogni, individuare le aree di difficoltà, individuare gli elementi su cui puntare una strategia di sviluppo, e quindi la conoscenza della realtà, della situazione di partenza attraverso delle statistiche significative e rappresentative del contesto che si va a governare risulta fondamentale. Senza questa informazione, diciamo, preventiva è impossibile qualsiasi tipo di azione programmatoria che possa produrre risultati efficaci dal punto di vista delle politiche. Quindi il dato nel processo di programmazione interviene sia in fase preliminare, sia in fase di costruzione proprio del processo, degli obiettivi che si intendono perseguire. È fondamentale nella fase di monitoraggio di tutte quelle azioni che discendono dalla programmazione che è stata impostata, proprio perché la programmazione è fatta di obiettivi, ma è fatta anche di indicatori su cui misurare quegli obiettivi e di target, ovvero di obiettivi concreti, quantitativi e misurabili normalmente, che vanno raggiunti e con i quali possiamo misurare l'efficacia delle politiche che sono state impostate. Quindi il dato è un'informazione essenziale per qualsiasi processo di programmazione, sia in fase preliminare che in fase successiva, anche per l'analisi dei risultati raggiunti. Chiaramente, parlando di censimento e ripercorrendo con la mente rapidamente tutte le informazioni che in maniera molto precisa chi mi ha preceduto ha potuto raccontare e descrivere in maniera estremamente esauriente, è chiaro a tutti come le regioni abbiano un forte interesse a disporre delle informazioni che un'attività come quella portata avanti da Istat col censimento permanente della popolazione restituisce. Ma chiaramente ci sono delle esigenze organizzative che richiedono anche la possibilità di avere queste informazioni in tempi, diciamo, certi e, come dire, coerenti con le attività programmatorie, perché la programmazione si nutre non solo dei dati di contesto riferiti alla situazione attuale o comunque alla situazione, diciamo, più aggiornata possibile, ma sì, la programmazione si nutre anche di proiezioni, di previsioni e quindi di ipotesi sugli scenari futuri, sia con riferimento a situazioni non modificate dalle politiche che si sta valutando, sia anche scenari che incorporano gli effetti che queste politiche potrebbero produrre nel futuro. Quindi qui abbiamo elencato, con l'aiuto dei colleghi delle altre regioni, una serie di questioni che sono, diciamo, sono molto rilevanti per le regioni. Quindi i tempi di diffusione dei dati definitivi, i tempi sulla diffusione dei dati provvisori, la disponibilità appunto del microdato proprio per operare quelle analisi anche longitudinali di cui si parlava e che rivestono un sicuro interesse su più fronti, e poi anche avere la comprensione piena della coerenza tra i dati di flusso, quindi tra bilancio della popolazione, popolazione calcolata a livello comunale, censimento permanente, anche per poter usare con consapevolezza il dato che viene offerto e quindi poterlo usare in maniera appropriata.
Chiaramente le disaggregazioni possibili sul dato a livello subregionale e addirittura subcomunale costituiscono un elemento di rilevanza indiscutibile anche per il programmatore a livello regionale, con riferimento anche a questioni molto delicate, come può essere ad esempio un piano regionale per la difesa del suolo, per fare un esempio concreto, quando si devono valutare le aree di intervento e quindi le popolazioni che sono coinvolte in aree a rischio. E quindi il dettaglio a volte anche subcomunale risulta estremamente importante. E poi la questione analisi anagrafe nazionale popolazione residente, quindi la disponibilità per le regioni degli scarichi di questa anagrafe, che ormai sta raggiungendo livelli di copertura altissimi, dopo essere partita molto in sordina, sta raggiungendo una copertura sui territori estremamente importante e quindi diventa anche per le regioni una disponibilità di informazioni di estrema rilevanza. Ecco, io ho illustrato quindi le nostre principali istanze, ma parlando proprio dei contenuti informativi del dato censuario, non sfuggono tutte le tematiche più rilevanti che le regioni si trovano normalmente ad affrontare. Pensiamo al fronte sanitario e sociale, su cui la regione ha un ruolo di primo piano, chiaramente le caratteristiche e tipologie delle famiglie, le fragilità, la povertà e le fasce deboli, la condizione degli stranieri, la disponibilità di strutture per residenziali per anziani, la silver economy, per dirne alcune, sono tutti, come dire, tutte informazioni, o meglio, linee di azione in cui la regione si trova coinvolta e dove le informazioni sono estremamente importanti, estremamente decisive per una pianificazione di interventi appropriati e misurati sulle reali esigenze, sui reali fabbisogni. Per non parlare poi del fronte appunto territorio, con particolare riferimento alle fragilità del territorio, alle caratteristiche del territorio. Si è tanto parlato di aree interne, e sia le nostre regioni, quelle di cui stiamo parlando, presentano delle caratteristiche morfologiche tali per cui sicuramente i comuni montani, i comuni dell'entroterra per quanto riguarda la Liguria, ma anche i comuni montani di Piemonte e Valle d'Aosta contengono delle caratteristiche di per sé straordinarie e particolari allo stesso tempo, che meritano e richiedono spesso delle politiche mirate. Poi sul fronte, diciamo, più strettamente economico, lavoro, istruzione, anche qui le regioni hanno delle competenze straordinarie attraverso i centri per l'impiego, quindi sono, diciamo, coinvolte in prima linea nell'ambito delle politiche attive del lavoro e dell'occupazione, e quindi è inevitabile che tutte le informazioni che possono migliorare la conoscenza del territorio, la conoscenza del livello di istruzione della condizione professionale dei propri cittadini, la conoscenza dei mercati del lavoro, dei distretti produttivi, e quindi conoscere in maniera più adeguata la risposta dell'offerta formativa alle esigenze lavorative e professionali del sistema economico locale, rappresentano dati estremamente preziosi e puntuali, dove l'incontro di dati statistici con fonti di carattere amministrativo rappresenta sicuramente un valore aggiunto che molte regioni impiegano già, ma chiaramente avere un aggiornamento così puntuale su tante tematiche e voci di interesse non può che arricchire ulteriormente la capacità programmatoria di un ente come la regione, che
grazie sia al suo potere legislativo, ma grazie anche alle prerogative che la Costituzione e le leggi statali le riconoscono, può giocare un ruolo decisivo nello sviluppo del territorio. Io ho finito il mio intervento, vi ringrazio per l'attenzione e sono a disposizione. Grazie, dottor Boracchia. Ringrazio anche il dottor Ceccarelli dell'Osservatorio Economico-Sociale della Regione Valle d'Aosta, dirigente dell'Osservatorio, e il dottor Bottazzi, direttore della struttura statistica di Regione Piemonte, che hanno contribuito a darci questo feedback. Mi conferma quindi che quanto siano necessari i dati statistici, i dati statistici ufficiali, in particolare quelli censuari, in tutte le fasi appunto di programmazione, pianificazione, monitoraggio, rendicontazione, cioè proprio come il processo alla fine di interventi di governance sul territorio debba proprio essere seguito, come si suol dire, proprio dal data driven, cioè anzi guidato dal dato. Molti sono gli spunti di riflessione che ha sollevato. Istat sta sicuramente andando nella direzione di fornire tutte queste risposte, quindi di rispondere al fabbisogno informativo che viene dal territorio. È chiaro che l'implementazione del censimento permanente è stato in fondo un cambiamento così radicale che richiede del tempo, quindi anche il rilascio dei dati aggregati, dei microdati, ovviamente avrà un suo processo che abbiamo appena avviato, però il piano regionale di censimento ci garantisce che a particolari utenti saranno assicurati i microdati, ovviamente resi anonimizzati. Fra questi particolari utenti sono previsti tutti i soggetti che hanno partecipato alla rilevazione censuaria e tutti gli uffici e soggetti del SISTAN, ovviamente che possono utilizzarli a esclusivo fine, diciamo, statistico. Riceveranno, cioè sarà possibile anche fare richiesta di microdati resi anonimi da parte delle università, dai ricercatori, dagli enti, diciamo, pubblici e privati di ricerca, secondo quanto previsto dalle norme e dai protocolli, diciamo, di sicurezza, appunto, di trasmissione dei dati. Un risultato, diciamo, un primo risultato molto importante è già stato raggiunto ed è quello della convergenza fra la popolazione censuaria e quella calcolata tramite i flussi. In passato, diciamo, queste due, diciamo, la popolazione calcolata dopo il censimento doveva essere ricalcolata, dovevano essere riaggiornate, diciamo, ricostruite le serie storiche, mentre adesso, per il 2018 e il 2019, queste due popolazioni sono già coincidenti. Su questo processo, però, può darci delle informazioni aggiuntive la dottoressa Succi. Spero mi possiate sentire, ho la connessione non molto stabile, me ne scuso. Sì, sicuramente il nuovo impianto censuario garantisce una completa integrazione dei risultati di popolazione censuario con gli output delle statistiche demografiche. Infatti, a partire già dai dati dell'anno 2018, il bilancio della popolazione residente tiene conto dei risultati del censimento permanente della popolazione. E questo fa sì anche che quindi ci sia una rottura della serie storica della popolazione e che i dati del 2018-2019 non siano confrontabili con la popolazione calcolata degli anni precedenti. L'Istat procederà a una ricostruzione all'indietro della popolazione dal 2017 al 2011. Occorre fare attenzione di questo perché questa integrazione risulta essere presente nel portale dove vengono diffusi tutti i dati demografici che i comuni
esperti, le persone che lavorano utilizzano, che è il portale demo.istat.it. E questo appunto per mettere ancora di più in evidenza che c'è una totale integrazione tra dati di censimento e popolazione calcolata. Questa integrazione è come si procederà nei prossimi anni? Praticamente ogni anno verrà pubblicato il bilancio demografico della popolazione a livello comunale applicando un metodo di contabilità demografica a livello micro. E i risultati di questa attività sono integrati nel registro statistico base degli individui. Questo è un prodotto intermedio che verrà poi confermato e reso definitivo con la pubblicazione dei dati annuali del censimento permanente della popolazione. Grazie Raffaella. E un'altra domanda, diciamo, ricorrente che pongo invece alla dottoressa Agresti è: ma fra le numerose popolazioni di cui alla fine disponiamo, quale dobbiamo utilizzare? Qualcuno dei nostri partecipanti ci chiede. Sì, ringrazio per questa domanda perché effettivamente nel periodo della chiusura annuale delle rilevazioni demografiche sanitarie sono stati numerosi i comuni che ci hanno contattato proprio per porci questa questione. I dati sono tanti, appunto i dati dell'anagrafe, dei comuni, i dati dei ANPR, il dato censuario, la popolazione legale. E noi diciamo non abbiamo una risposta universale, nel senso che dipende dall'attività cui questo dato occorre. Diciamo che bisogna fare riferimento sempre molto attentamente alle norme che disciplinano le varie materie. Possiamo dire per nostra esperienza che nella stragrande maggioranza dei casi le norme indicano di utilizzare l'ultimo dato rilasciato da Istat e quindi in questo caso si tratta delle ultime risultanze censuarie del 2019. Posto che appunto la popolazione legale rimane quella del 2011 e si prevede che la prossima pubblicazione avverrà nel 2021, quindi a 10 anni di distanza esatti dalla precedente popolazione legale e come da tradizione. Grazie. Grazie a te, Viviana. È arrivata un'altra domanda, altre due domande per Raffaella. Una dice: ma il prodotto intermedio calcolato sarà pubblicato o si aspetterà la messa in coerenza con il dato censuario? E l'altra, che invece è arrivata appunto fra le domande e risposte, era relativa al tuo intervento sulle aree interne appunto chiedeva se i grafici che avevi, le figure che avevi rappresentato nelle tue slide, diciamo le prime slide, erano ritrovabili, scaricabili dal nostro sito. Allora, rispondo alla prima domanda, se per il prodotto intermedio intende la popolazione la popolazione ottenuta mediante il metodo IDEA, quindi il demographic account, integrato poi con il registro base degli individui, questa è una popolazione che verrà, questo dato di popolazione verrà diffuso sul sito demo.istat.it. modalità provvisoria, come del resto avveniva anche in passato per quanto riguardava la popolazione calcolata, che veniva diffusa in modo provvisorio per poi essere consolidata alla fine dell'anno e con l'uscita della pubblicazione relativa alla popolazione calcolata in paratorno di giugno. In questo caso invece il consolidamento avviene attraverso i risultati del censimento permanente e quindi questo fa sì che ci sia quindi un sistema integrato
di tutte le fonti relative alla popolazione. Quindi i dati di popolazione al 5 dicembre di un anno, al 31 dicembre dell'anno successivo, integrano anche i flussi della con la meteorologia Midea. Invece non ho capito di vero a quali grafici fa riferimento alla domanda a quelli che hai presentato nella tua presentazione. Tutti i grafici sono stati elaborati in base ai dati disponibili ottenuti classificando i comuni in base ai livelli di criticità delle aree interne, sono stati elaborati da me. Non so se vengono messi a disposizione i materiali di questo intervento, ma sicuramente. Caso se volesse averli, mi può scrivere, la mia mail è succi@istat.it. Grazie. Grazie a te. Bene, allora, se non ci sono altre domande, ringrazio tutti i partecipanti che sono rimasti molti fino alla fine della sessione, e di questo appunto sono grata, e porgo un caro saluto a tutti e un arrivederci presto, magari in presenza.